Inizio ringraziando per l'organizzazione di queste giornate. Prima ascoltavo che splendida opportunità queste giornate sono anche per i giovani e le giovani che sono presenti, hanno partecipato. Io aggiungo, è anche una bellissima occasione per tutti noi che magari giovanissimi non siamo più, di poter in questi giorni respirare un'aria ben diversa a quella a cui non ci vogliamo abituare. Questo paese, dopo tanta discussione, tanto dibattito, non è riuscito ancora oggi a provare il diritto di cittadinanza per i bambini e le bambine, tutti che nascono nel nostro paese, lo Iux Soli, poi trasformatosi in Iux Scultura, e i tanti messaggi xenofobi, razzisti, che ogni giorno emergono da tante, troppe persone nel nostro paese, avevano davvero bisogno, per ognuno di noi che vuole impegnarsi a creare un mondo migliore, ad avere questo sogno e questa speranza, di vivere tre giornate in cui si sta insieme, in cui si parte dalla dignità e dai diritti delle persone, perché fare cooperazione oggi significa innanzitutto costruire e partecipare a costruire ad un futuro di pace per il nostro mondo. Quello che c'è un po' più lontano è quello che è vicinissimo. È solo attraverso la dignità, i diritti umani delle persone, i diritti di cittadinanza, che noi possiamo immaginare un futuro che non sia di guerra, che non sia di sfruttamento, che non sia di schiavitù. E credo che lo spendersi per tutto questo, magari coinvolgendo giovani italiani e italiane, dia davvero un senso al nostro fare, al nostro agire e al nostro essere. Da più di 30 anni, come sindacati confederali nel nostro paese, ci occupiamo di cooperazione. Quando l'abbiamo iniziato a fare, sempre coscienti, consapevoli che attraverso il lavoro, la partecipazione, si crea davvero uno stato di diritto per ogni uomo e ogni donna, abbiamo iniziato a farlo quasi esclusivamente con le nostre forze, il contributo dei tanti nostri volontari, il contributo economico di tanti iscritti, tante iscritte, tante lavoratrici, tanti lavoratori che allora davvero hanno finanziato nel vero senso della parola, non solo con progetti, con capacità, con coraggio, ma anche economicamente, azioni importanti che 30 anni fa abbiamo iniziato a fare. Dialogando con i territori in cui iniziavamo a sperimentare le varie forme di cooperazione, coinvolgendo gli uomini e le donne di quel territorio, sostenendoli ad avere dei sogni di crescita, di un futuro migliore. E accanto ai tanti interventi anche di risposte ai primari bisogni, pensa all'estrazione dell'acqua, l'agevolare, il coordinare, il cooperare con gli uomini e le donne di tanti tanti paesi a creare condizioni di lavoro, creare impresa, creare cooperazione, ha sempre coinciso e rafforzato il creare i diritti delle persone. Non è a caso che insieme a tutte queste attività, la nostra attività di cooperazione
è sempre stata posta accanto alla nostra attività di sostegno perché si creassero in quei paesi liberi sindacati. In Brasile, la nostra scuola di Belo Horizonte, quanti sindacalisti e quante sindacaliste di quel paese sono passati per quei percorsi formativi. La nostra scuola di formazione a Firenze della CISL quante volte ha ospitato e formato nuovi sindacalisti e sindacaliste dei paesi dove era vietato fare sindacato, perché non c'è crescita economica di un paese se accanto a questo non c'è crescita di democrazia, di partecipazione, di libertà. Fare cooperazione significa questo. In questi anni c'è stato un grande salto di qualità, lo dobbiamo dire, nel creare condizioni di dialogo sociale forte anche sul come si fa cooperazione. È uno straordinario salto di qualità. C'è l'impegno dell'Europa, c'è l'impegno del nostro Paese. Non c'è dubbio che in questi ultimi anni l'impegno del nostro Paese è cresciuto e non solo dal punto di vista di stanziamento economico, ma anche di coscienza, di voglia di fare, di responsabilità. Noi dobbiamo andare avanti in questo percorso. È per questo, e concludo così, spero di aver rispettato no, i assolutamente tempi, no, ma non fa niente, tempi, perché tanto fate tutti così. Alla domanda, ci siete? Sì, i sindacati italiani, CGIL, CISL, UIL, la CISL, per la mia rappresentanza, c'è da tanti anni, perché crede che questa sia la strada giusta e la speranza di costruire un mondo migliore.